A vivere ogni giorno sopra queste vecchie montagne si ha come la sensazione che tendano ad abbracciarci, così come farebbe una madre. Qui gli Appennini hanno gobbe arrotondate, pendii verdi. Ci sono angoli nascosti nelle foreste di faggio, di castagno, di querce, dove tu puoi trovare la sorgente, il silenzio, puoi fermarti e riposarti. Il bosco era un luogo molto importante dove si portavano le bestie. Era un luogo fitto, dove si entrava con prudenza e anche un poco di paura. Silva ad Saginandum Porcos. Un bosco dove allevare i maiali. Infatti, chi poteva avere la carne la poteva ottenere da animali allevati allo stato brado nei boschi di quercia. Crescono lentamente, poi infatti Sandro li alleva per un periodo che può andare appunto anche fino a... Un anno e mezzo e più, sì. Perché hanno possibilità di mangiare lentamente, in più stagioni dell'anno, che anche quello è fondamentale, perché una stagione c'è la ghianda, nell'altra stagione c'è l'erba, poi certo, questi mangiano questi. Sì, ghiande e castagne nel loro momento, quando ci sono. E niente, allevati così ci vuole più tempo a farli crescere. Se io questi li prendessi e li chiudessi dentro uno stalletto, nel giro di un paio di mesi sono già 150 kg. Invece così ci vuole più tempo. Però a me piace più così. Sono più rustici, sono più sani, secondo me. Anche se ci vuole un po' di più, bisogna tornare un po' indietro nell'allevamento. Ciao bella, ciao bella. È un vero maiale. Il maiale è così. Questo è un vero maiale. E poi il maiale sappiamo che fine fa. Però almeno fino a quando stanno devono stare bene. Bisogna rispettarli e farli crescere come il maiale, come deve essere. Ho preparato il bosco proprio apposta per i maiali. Ho scelto tutte le querce e gli alberi più belli, sia di ghiande e sia di castagni, proprio perché così la pianta è più libera e produce più ghiande e più castagne, proprio per i maiali. Salendo un poco in alto, ci sono prati di erba gialla che sembrano arrivare fino all'orizzonte.
Il profilo azzurro dei crinali si confonde con il cielo. A volte si vedono le sponde dell'uno e dell'altro mare. Il bosco cresce molto lentamente. Come a una creatura, anche al castagno per crescere occorrono anni e anni. Solo il tempo renderà l'albero forte e potente, e solo allora potrà dare il pane. Infatti, senza il castagno non saremmo mai arrivati a marzo. Nel casentinese, qui oltre il crinale, si era soliti dire che tu mugoli o non mugoli, pan di legna e vin di nuvoli. È meglio fare il pane che sta qua a fare le castagne. Te lo dico io, che Matteo, la vita è dura. Non è mica che di notte accendere qua. Ci vengo anche di notte, sì, per forza. All'11 ci vengo, prima di andare a letto. Il fuoco io lo tengo acceso 40 giorni, 40 notte, senza mai lasciarlo spengere. Il fuoco tutte le volte che viene accudito viene ricoperto con l'olva che da ricavato dalla pulitura delle castagne dell'anno prima. È dal 94 che faccio le castagne, prima non l'avevo mai fatto. Quanti quintali ne fai? Io ne faccio circa 20 quintali. Vuol dire di aver messo su 60 quintali di marroni freschi. Capito? Si mette nel seccatoio 60 quintali di marroni freschi e ricavato sono di 20 quintali. I mulini sono rimasti com'erano. 100 anni fa erano i signori della valle, più importanti delle torri e delle fortezze. Veniva la gente da lontano e aspettava. Oggi lavorano ancora nello stesso modo, con la stessa pazienza.
bene, stiamo macinando del grano, un grano antico innanzitutto, un grano che non si vedeva più da 50 anni praticamente, e lo stiamo macinando alla vecchia maniera, in questo mulino a pietra azionata d'acqua. Cosa dire? Si può dire solamente che questo tipo di trasformazione, che avviene in un unico passaggio, a differenza dei mulini moderni di oggi che corrono molti passaggi per ottenere la farina, si ottiene una farina praticamente integrale, completamente integrale, con tutti i vantaggi annessi e connessi. In un'ora si ottengono circa 70 kg di farina. Il passaggio lento, oltre a mantenere le proprietà nutritive del grano, non viene surriscaldato, quindi mantenendo le proprietà nutritive, perché il fatto di scaldarsi rovinerebbe sicuramente ed in maniera irreversibile la farina. Però da lavorare questa farina è splendida, perché le fibre la rendono elastica, si lavora con una meraviglia. Con gli agricoltori di Montagna Amica, quando abbiamo iniziato a seminare il grano, a fare le prime prove, abbiamo capito subito che l'unica maniera era questa. Sembra un metodo antico, ma invece è un metodo moderno per fare un pane buono. Certo che il lavoro sull'Appennino è cambiato, ed è cambiato tanto. Distanza e tempo, a guardarli bene, non sono più il peso che erano. Mio figlio Massimo, sempre sensibile alle innovazioni, un giorno mi disse di aver trovato sul computer la costituzione di un consorzio di allevatori di razza prettamente piemontese. E andiamo a visitare questi allevamenti. Ne rimasi entusiasta. Se non fosse stato Massimo, io non sarei andato in Piemonte. Quando ho visto come vengono allevati, mi sono reso conto che Massimo aveva ragione. Quello che noi chiamiamo zocco è la parte più antica del grande albero, mentre getto è il suo modo di rinnovarsi e ripartire. Così, in queste piante, il passato ed il futuro si leggono e si corrispondono. Uno non avrebbe senso privato dell'altro. Matteo gli piace il lavoro, ha passione, inventiva, gli piace trovare sempre delle cose nuove, quindi siamo stati contenti di aver fatto questa scelta, che è iniziata un po' così per necessità, diciamo,
però alla fine è diventata una scelta di vita per lui e per noi. All'inizio era una cosa fuori dal normale, dovevi fare una certa roba che ci vuole la mattina, io dicevo, ah, ma allora lo facciamo poi a pomeriggio. Prendevo il lavoro così alla leggera, ecco. E poi mi ci ho messo un pochettino, ma è diventato bravissimo. Questo è il nostro forno a pietra. Forno a pietra anche lui lento, è lento il lievito naturale, è lento il mulino che macina pietra, è lento il processo per avere le castagne, 40 giorni, 40 notti, poi cos'è lento? È lento i maiali di Ziviere che ci mettono 18 mesi, le sue mucche hanno bisogno del loro tempo, e tutta questa lentezza non perché siamo dei somari, perché i nostri prodotti vengono meglio. E la consegna col nostro furgone rosso Ferrari, quella meno veloce.